I media e la mancata o parziale informazione hanno contribuito a dare una visione non del tutto veritiera del dark web o più in generale del deep web. Cerchiamo quindi di capire cosa si intende per visione ma parziale e non completa del deep web. È illegale accedere al deep web? In generale no, non lo è. Tuttavia dipende dallo specifico paese in questione e se è presente una qualche forma di censura. Quindi in alcuni paesi accedere, siccome c'è una censura a livello governativo che limita l'accesso a internet e quindi a tutte le risorse, ovviamente ci potrebbero essere di conseguenza delle restrizioni relativa all'utilizzo e all'accesso al deep web, quindi è necessario verificare, quindi non possiamo dire che è legale in generale, tuttavia dipende dallo specifico paese. E ancora, è pericoloso accedere al deep web? In generale no, tuttavia alcuni siti possono contenere contenuto malevolo ed è necessario prendere alcune precauzioni, ma questo è quanto avviene normalmente, anche nel web normale, nella navigazione di ogni giorno, quando su Google digitiamo una keyword, accediamo a una lista di siti web, alcuni di questi potrebbero contenere contenuto malevolo e di conseguenza è necessario prestare attenzione sia nella navigazione ordinaria sia nella navigazione sul deep web. E ancora, la maggior parte dei siti sono falsi e pericolosi? Domanda. In generale, no, anche qui ci sono infatti moltissimi siti informativi e utili, quindi ci sono tante informazioni che ci possono aiutare relativamente a un certo argomento. Però, come abbiamo detto, è necessario prestare attenzione, ma questo in generale nella navigazione anche ordinaria. Accedere al deep web è complesso? No. Basta utilizzare gli strumenti e le tecniche mostrate in questo corso. Per cui in questo corso cercheremo di capire come si può accedere al deep web e quali sono le informazioni che possiamo trovare, le ricerche che possiamo eseguire e molto altro ancora. Quindi questo sarà l'obiettivo dei prossimi video.